tutela del patrimonio forestale dagli incendi, prevenzione e repressione di illeciti riguardanti l'ambiente, in particolare lo smaltimento dei rifiuti, sostegno alla protezione civile e lotta al lavoro nero. Ecco alcune delle attività affidate al Corpo Forestale dello Stato dalla nuova convenzione firmata dal Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e dal Ministro alle Politiche Agricole e Forestali Saverio Romano, la terza dal 1982. Il Corpo Forestale dello Stato è adesso sotto pressione per le tante competenze che stanno arrivando, nel senso che nel corso degli anni si è passati dalla tutela del patrimonio boschivo ad altre attività che preservano non solo l'ambiente ma anche nella lotta alla contraffazione, alla pirateria agroalimentare. Con le regioni stiamo facendo un lavoro che porterà il Corpo Forestale a prestare sempre le sue attività in funzione di sinergia. Per l'attuazione dell'accordo nel 2011 la Regione ha stanziato 465.000 euro, chiedendo al Corpo Forestale particolare attenzione soprattutto al controllo del territorio e alla lotta al lavoro nero nei boschi toscani. Abbiamo un dato di qualche migliaio di lavoratori a nero nei nostri boschi e quindi vogliamo cominciare a controllare in maniera significativa. Il Corpo Forestale dello Stato si è reso disponibile, così come vogliamo controllare l'applicazione delle leggi in materia di funghi e di tartufi.